Nelle pillole di salute di oggi parliamo di verruche. Cosa sono, quali tipi esistono, da cosa sono causate, e poi ovviamente la terapia e come prevenirle. Ne parliamo con il dottor Diego Orsini, specialista in dermatologia. Buongiorno dottor Orsini, bentornato su Radio QRS. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, bentrovati. Buongiorno dottor Orsini. Dunque, verruche oggi, tanti sì. Ovviamente magari ne hanno avuta una. Andiamo a scoprire esattamente cosa sono, qual è la loro definizione e quanti tipi esistono. Benissimo, allora le verruche volgari, così definite, sono delle vere e proprie escrescenze cutanee che possono localizzarsi in tutte le parti del corpo, quindi su tutta la pelle e anche le mucose, e si caratterizzano come delle vere e proprie deformazioni che hanno generalmente una rilevata sul piano cutaneo, generalmente a superficie keratosica, quindi appaiono come delle piccole escrescenze di colorito bianco grigiastro, e sono dovute ad un'infezione grave, un'infezione che normalmente si contrae per quanto riguarda le verruche classiche in ambienti comuni, particolarmente negli ambienti di sport, dove la promiscuità, l'utilizzo di spesso una scarsa igiene con cui si viene a contatto, determina il contagio. Questo tipo di manifestazione clinica avviene sempre a seguito di un contatto, quindi il contatto con una zona infetta da parte del virus determina poi in alcuni soggetti, a seconda dello stato immunitario, una manifestazione clinica. Ne esistono centinaia di tipi, non tanto da un punto di vista clinico quanto per eziologia, perché sono dovute ad una infezione virale da parte di un virus, che è l'HPV, il papillomavirus umano, che determina, a seconda dei vari sierotipi, perché ne esistono diversi, numerosi sierotipi, differenti manifestazioni cliniche. Abbiamo le verruche volgari classiche, fino ad arrivare alle verruche genitali, cosiddetti di gallo, e per poi entrare anche nell'ambito delle infezioni genitali, in quelle che sono le infezioni HPV relate, che non sono propriamente legate alle verruche, che possono poi addirittura determinare lo sviluppo del carcinoma della cervice uterina della donna. Quindi diciamo l'infezione dell'HPV è un mondo, in ambito dermatologico ed in ambito ginecologico, ed è molto importante da gestire e da trattare. Ecco, le verruche chi colpiscono principalmente? Soprattutto mi pare di capire chi magari va in piscina, va in palestra, quindi le persone molto attive che praticano attività sportive. Esattamente sì, le verruche classiche, le verruche volgari, propriamente dette, tendono ad interessare prevalentemente una popolazione giovane, e quindi soggetti che frequentano piscine, palestre, comunque ambienti cosiddetti promiscui, dove è più facile contrarre questo genere di infezioni. Si parla di sportivi, chi gioca a calcio, chi fa sport, e che quindi ha molto spesso, c'è frequentemente chi utilizza delle docce pubbliche, comunque delle docce molto più frequentemente rispetto a un soggetto normale, anche per chi fa agonistica, sì. Tende per un po' per l'attività sportiva, un po' perché fa invece continuamente ad avere un'alterazione del pH cutaneo maggiore e quindi anche una maggiore suscettibilità, una maggiore predisposizione all'infezione stessa. Ecco, e quindi sono contagiose di fatto da persona a persona? Assolutamente sì, sono contagiose per contatto. Dottor Rossini, in che modo si possono trattare queste verruche? Dipende... Ovviamente, dicevo... Scusami Fabio, sì. Volevo aggiungere, ma questa diciamo sono le categorie in cui più frequentemente si osservano. È ovvio che poi esiste anche una piccola fetta in cui le verruche volgari si manifestano in soggetti che hanno una compromissione immunitaria, quindi in soggetti immunodepressi, per immunodeficienze congenite o acquisite, quindi soggetti che hanno delle immunodeficienze secondarie a malattie sistemiche, quindi soggetti con
HIV o AIDS in fase conclamata per lo più, oppure soggetti che hanno delle immunodepressioni secondarie, ad esempio farmaci, oppure a malattie come soggetti che fanno radiochemioterapie con un impatto sistemico sul sistema immunitario che deprime le difese immunitarie e quindi rende il soggetto più suscettibile all'infezione stessa. Ecco, giusta precisazione, insomma, le persone immunodepresse e immunodeficienti ovviamente sono più, come dire, possono essere più facilmente colpite da questo virus. E in che modo possono essere trattate? Dipende dal luogo che viene contagiato, insomma. Assolutamente sì, esistono numerosi trattamenti, con i trattamenti locali, quindi i trattamenti che il paziente può effettuare direttamente in ovvero le classiche goccine Sì. contenenti all'interno delle sostanze cheratolitiche, si dice come esempio i salicilati, l'urea, l'acido lattico, in cui applicando sulla singola verruca il farmaco, piano piano si può ottenere una remissione del quadro clinico. Sono trattamenti un po' più lunghi, trattamenti un po' più complessi e spesso non sono risolutivi. Esistono poi dei trattamenti di terapia fisica, quindi il classico curettage chirurgico, associato alle cose, ai trattamenti più frequenti che sono la crioterapia, quindi un'altra combustione effettuata col freddo, e la biotermocoagulazione, quindi praticamente con un bisturi elettrico, spesso questo è fatto in anestesia locale, si va proprio a trattare tutta la singola lesione. Sono lesioni spesso cronico-recidivanti, spesso un trattamento può non essere risolutivo, ci sono pazienti che possono bruciare anche più di 2 o 3 volte. Ecco, Ma poi dipende sempre dalla localizzazione, dipende sempre dalla grandezza della lesione, perché molto spesso, specie nelle forme piccole, nelle forme a localizzazione palmo-plantare, all'inizio la verruca viene confusa con dei paradigalli. Ah, ecco, quindi in alcuni casi possono essere confuse, quindi a una prima occhiata si può pensare a qualcos'altro, soprattutto in zone dove magari proprio nella zona plantare dove possono esserci dei calli, bisogna fare un'attenta osservazione evidentemente di queste escrescenze. Assolutamente sì. Ecco, a proposito delle verruche plantari e anche a proposito del trattamento chirurgico, nel caso in cui si effettuasse un'operazione chirurgica per togliere queste verruche localizzate magari in zona palmo plantare, è poi possibile tornare immediatamente a camminare, insomma, sulle proprie gambe, sui propri piedi e anche a fare attività sportiva o serve un qualche tipo di riabilitazione o di attesa? Allora, tendenzialmente sì, non ci sono controindicazioni a riprendere qualunque tipo di attività. Il problema è che la ferita generalmente, quando si fa un curettaggio chirurgico, generalmente la ferita è più profonda, motivo per il quale si consiglia l'astensione da qualunque tipo di attività sportiva, perché la soluzione di continuo sulla cura costituisce di fatto una porta di ingresso più facile per lo sviluppo di ulteriori deformazioni. E poi perché comunque il fatto di aver determinato una soluzione di continuo rende il soggetto suscettibile ad ulteriore infezione, anche della sovrapposizione delle sue infezioni batteriche, e quindi complica poi l'esito della guarigione della ferita. Ecco. Ecco, quindi da questo punto di vista bisogna un po' fare qualche piccolo sacrificio e fare attenzione. Infine, dottor Però Orsi, sì? tendenzialmente per il trattamento di una verruca il paziente entra ed esce con le sue gambe, Ecco. senza bisogno e senza ricorso a particolari attenzioni, Ecco, quindi anche se i solitamente. trattamenti sono piuttosto fastidiosi, anche la crioterapia stessa, se non nella fase iniziale, dopo pochi secondi inizia a dar fastidio, comunque si sente l'ossione, il bruciore e fastidioso il coso è più che altro. Ecco, in ultimo, dottor Rossini, si può prevenire l'insorgenza delle verruche? In che modo? Ma la prevenzione è legata prevalentemente all'azione su quelli che sono gli ambienti di vita in cui si vive, quindi praticamente con una corretta, ove possibile, disinfezione e asepsi dove è necessario. La prevenzione si effettua evitando il contatto con zone potenzialmente affette, quindi contagiate dal virus,
si consiglia di non scambiare le scivolami, si consiglia di non scambiare le pantofole, si consiglia di non scambiare i guanti in soggetti che hanno delle verruche evidenti, perché appunto la trasmissione per contatto può determinare il passaggio dell'infezione. Prevenirle in soggetti che soggetti sani, diciamo, queste sono le cose che mi sento di consigliare, specialmente nei, ecco, come dicevano gli atleti, nei discorsi, evitare di camminare scalzi, evitare di fare luci scalzi, camminare a bordo piscina scalzi. Queste sono le cose che si fanno. Prevenirle in soggetti che hanno già avuto una verruca, io, al di là di queste informazioni che ho già, sì, che ho già dato, tendo spesso a consigliare anche l'assunzione di integratori, integratori naturali, che se sono un trattamento locale, per spesso una terapia di sistemi da base di questi integratori, che sono un altro dei piccoli stimolanti il sistema immunitario locale, quindi agiscono nel stimolare quelle difese immunitarie locali per prevenire lo sviluppo di ulteriori diffusione del virus e quindi delle verruche stesse. Ecco, quindi gli integratori possono dare una mano proprio a stimolare il sistema immunitario. Assolutamente sì. E questo solo per le persone che hanno già avuto le verruche o anche per chi non le ha mai sperimentate? Direi per quelli che l'hanno già avute. Ok, chiaro. Quindi altrimenti dovremmo trattare in maniera anche abbastanza, faremmo un overtreatment di tutta la popolazione, perché di fatto questo è un tipo di infezione che non ha un target preferito, ma comunque tutta la popolazione ne è suscettibile. Assolutamente. Dottor Orsini, io la ringrazio molto per essere stato con noi stamattina per, insomma, parlare di questo argomento che è anche abbastanza comune, ma molte volte, nonostante molte persone abbiano sperimentato, possano sperimentare le verruche, qualcosa va detto, e ovviamente bisogna dare anche i consigli utili, come ha fatto lei oggi. La ringrazio molto, le auguro una buona giornata, a risentirci presto. Buona giornata, arrivederci. Grazie ancora quindi al dottor Diego Orsini, specialista in dermatologia. Con lui abbiamo parlato di verruche. Come detto, è un problema che è magari anche abbastanza comune, perché sempre più persone vanno in palestra, vanno in piscina, quindi fanno attività fisica, e sono proprio questi luoghi di promiscuità, dove magari si condivide ovviamente uno per turno la doccia, dove si cammina a bordo piscina, dove si cammina nello spogliatoio. Ecco, questi sono proprio i luoghi dove il papilloma virus umano, che causa le verruche oltre anche ad altre condizioni, può colpire le persone. In particolare può colpire le persone con una certa immunodeficienza, un'immunodepressione, quindi con le difese immunitarie più abbassate. Per chi ha già sperimentato le verruche, come diceva il dottor Orsini, può essere utile l'utilizzo di integratori che vanno proprio a stimolare il proprio sistema immunitario da questo punto di vista, per evitare che si ripresenti il problema. Con questo abbiamo chiuso le nostre pillole di salute di oggi.